Buongiorno, allora scusate la faccia, ma mi sono svegliata da poco, quindi ho il viso abbastanza gonfio. Comunque, a parte questo, stamattina farò la colazione insieme a voi e ho deciso di fare una colazione diversa dal solito, perché di solito sto mangiando sempre le stesse cose, cioè il cornetto vuoto, il caffè, prima bevevo il cappuccino, l'altra volta ho fatto la colazione salata, una volta con una pizzella e l'altra volta con un panino e niente, questa volta ho proprio deciso di cambiare totalmente e farò colazione con queste, con le fette biscottate. Allora, queste le abbiamo comprate qualche giorno fa, quando abbiamo fatto la spesa, e ve l'avevo già fatte vedere. Allora, io le ho comprate perché di solito le fette biscottate le mangio sempre mia mamma. Però, cioè, mi piacciono anche a me, alla fine sono buone. Diciamo che io, devo essere sincera, preferisco più il cornetto. Però ci sta ogni tanto cambiare, quindi va bene così. Cioè, stamattina mangerò queste. Poi, ieri Jenny è andata a fare una mini spesa e ha comprato questa, che è la confettura ai frutti di bosco. Poi ieri nei commenti mi avete detto che la marmellata non esiste, ma infatti io intendevo dire un'altra, la marmellata non di frutti di bosco, altra marmellata. Comunque, vediamo se riesco ad aprirlo. No. Possibile che non riesco ad aprire un barattolo? Mi sa che ho bisogno dell'aiuto di mia mamma. No, ce l'ho fatta. Ok, scivolava il tappo perché praticamente mia mamma ha messo questo barattolo nel frigo. Infatti adesso la confettura praticamente è freddissima. Vabbè, non fa niente. C'è un buon profumo. Io ho il vizio di odorare tutte le cose. No, no, è buona, è buona. E niente, quindi cioè, praticamente ho preso queste fette biscottate perché di solito le mangia sempre mia mamma. Lei mangia le fette biscottate con un po' di marmellata e poi beve sempre il tè al limone. Infatti anche quando usciamo, magari se deve fare la colazione fuori, prende o il caffè o il tè. Anche quando andiamo al McDonald's, lei prende il tè, però quello classico al limone. Adesso metto la confettura anche sull'altra fetta biscottata. In realtà non so se stamattina mia mamma vuole anche lei le fette biscottate, dopo chiedo, perché lei, praticamente mio padre, stamattina è uscito presto perché ha accompagnato Jenny e Salvatore alla fermata dell'autobus e quindi ha comprato la colazione ad un bar. Praticamente ha chiamato mia mamma al telefono chiedendo cosa doveva prendere. E adesso vi farò vedere cosa ha preso, però io non mangerò quella perché appunto mangio le fette biscottate. Quindi non so, se mia mamma vuole anche lei le fette biscottate, gliela preparo dopo, poi vedo. Ok, l'ho preparate. Adesso le metto un attimo qui. Ah, poi stamattina non berrò né il cappuccino né il caffè perché ieri, dopo che ho bevuto il caffè, praticamente c'ero molto agitata, cioè a me il caffè mi agita, quindi ho detto no, per un periodo adesso non lo berrò. E niente, ieri vabbè, avete visto dal mini svuota spesa che abbiamo comprato i succhi di frutta sia all'ace che all'albicocca. Quelli all'albicocca sono per Salvatore, invece quelli all'ace per Jenny. Ovviamente a me piacciono entrambi, cioè non ho nessuna preferenza per quanto riguarda il succo di frutta. Mi piace tutto, tranne il succo di frutta alla pera, quello non mi piace.
E niente, io berrò il succo di frutta al latte stamattina. Anche questo ovviamente è abbastanza freddo perché mia mamma li mette nel frigo. Vediamo. Discretamente freddo. Va bene, nel frattempo vi faccio vedere quello che ha comprato stamattina mio padre al bar. Allora, ha preso una pizzella semplice, sì, solo con pomodoro e mozzarella. Sicuramente la mangeranno oggi pomeriggio Gianni e Salvatore. Non lo so, magari come spuntino, ecco. Vabbè, una semplice pizzella. Non è andato però al forno dove va sempre perché giustamente a quell'orario, cioè è chiuso il forno apre verso un certo orario, magari verso le 9. Invece lui è andato, cioè è uscito stamattina prestissimo, ovviamente il forno era chiuso, ha trovato solo questo bar aperto e ha comprato queste cose. Poi ha preso una ciambella, però non è fritta, è una ciambella con la crema al forno. Sicuramente mia mamma vorrà questa ciambella, non penso che mangerà le fette biscottate come me, quindi la rimetto qui. Comunque sono più buone le ciambelle, cioè queste ciambelle non fritte al forno, non so se voi l'avete mai assaggiate, cioè di solito magari pensiamo che, non lo so, tipo una ciambella fritta è più buona di quella non fritta, invece è proprio il contrario, cioè a me piace questa non fritta. E poi ovviamente mio padre mi aveva comprato una pizzella perché sa che io amo la colazione salata e ha detto prendiamo una pizzella, però non sapeva che stamattina cambiavo così idea. Proviamo, dai. Ormai lo sapete, io ho il vizio di spezzare il cibo, cioè non ho capito perché, ma qualsiasi cosa mangio, mangio una pizza, la faccio in pezzettini, qualsiasi cosa, vediamo. Ovviamente preferisco altre cose, però ci sta, dai. Vabbè. Allora, io mangio pianissimo, quindi aspettate. Adesso mangerò con calma, perché altrimenti ci metto almeno 5 minuti. E niente, questa è la mia colazione di stamattina. Se vi va, scrivete nei commenti cosa avete mangiato voi a colazione stamattina. Ovviamente vi saluta anche Jenny. Ah, scusate i capelli, ma li devo sistemare. Cioè, ieri li avevo fatti mossi e sono indescrivibili stamattina. Vabbè, ciao!